Imparare una lingua è un bellissimo viaggio che cambierà il modo in cui guardate il mondo, però non è un viaggio semplice o breve. E spesso è difficile capire se stiamo andando bene e quanta strada abbiamo fatto. Prima di tutto, voglio dirvi che è assolutamente possibile imparare una lingua senza un docente. Però, se non abbiamo un docente, a volte può essere difficile capire se tutto il nostro lavoro sta dando dei risultati. Quindi, come facciamo a capirlo? Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia, di Lingua Franca. Ogni settimana carico nuovi video sull'apprendimento della lingua italiana e delle lingue in generale. Quindi, se state imparando l'italiano, ricordatevi di iscrivervi al canale. Con questo arriviamo a un consiglio importantissimo. Soprattutto all'inizio, non giudicate il vostro progresso nell'apprendimento dell'italiano solo in base a quanto vi sentite migliorati. Una lingua non si impara in poche settimane, quindi il progresso, il miglioramento è difficile da osservare. E allora come potete fare? Il consiglio che vi do a riguardo è molto semplice, però pochissime persone lo fanno, quindi vi consiglio di farlo oggi stesso. Vi assicuro che vi motiverà tantissimo. Prendete un foglio e scrivete per 5 minuti in italiano. Non importa cosa, scrivete quello che volete. L'importante è che continuiate per 5 minuti. Poi prendete il vostro cellulare e registratevi mentre parlate in italiano per 2 minuti. Anche qui non importa cosa dite. L'importante è che proviate a parlare in italiano per 2 minuti. Ora mettete via il foglio e la registrazione e non pensateci più. Su un calendario segnatevi un giorno a circa 3 mesi nel futuro. Quando quel giorno arriverà, dovrete ripetere l'esercizio. 5 minuti di scrittura e 2 minuti di registrazione. Dopo averle fatte per la seconda volta, confrontatele con quelle che avete fatto oggi. Se nel frattempo avrete continuato a studiare un pochino tutti i giorni, noterete un miglioramento incredibile. È un ottimo modo, a qualsiasi livello voi siate adesso, per rimanere motivati e notare effettivamente il vostro progresso. Se volete altri consigli per migliorare l'italiano, vi consiglio di guardare subito questa playlist dove troverete molti video utili. E se questo video vi è piaciuto, cliccate sul pollice in alto qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!